Il museo di campane qui a Agnone si trova all'interno della Pontificia Fonderia di Campana Marinelli, che è un'azienda metallurgica italiana a conduzione familiare, specializzata nella fusione di campane. La famiglia Marinelli, che la gestisce da numerose generazioni, si distingue per essere la più antica fonderia e azienda familiare italiana e fra le più antiche del mondo. Il Museo Storico del Rame nasce per iniziativa della famiglia Gerbasi, ultimi ramai della nobile arte agnonese. I visitatori vengono accolti da un video introduttivo sulla lavorazione del rame. Un mondo antico e affascinante, risalente all'epoca medievale. Il museo è completato dall'esposizione di centinaia di pezzi antichi delle varie epoche, alcuni risalenti al XV secolo, che sono collezionati da oltre un secolo e mezzo di attività della famiglia. Questa era la prima lavatrice in rame. Ecco uno sguardo dello splendido paesaggio del Molise. E qui abbiamo il famoso casciocavallo pluripremiato di Agnone. Il milkpan, o pan dolce, è un delizioso dolce di Natale del Molise, coperto con una glassa alle nocciole. In questa città medievale viene celebrata un'antica festa natalizia legata al fuoco, la sera dell'8 e del 24 dicembre, chiamata Ndocciata di Agnone. La banda dei carabinieri precede la sfilata delle cinque contrade di Agnone, protagoniste con i suoi cittadini del Ndocciata, un appuntamento irrinunciabile per migliaia di cittadini e turisti che provengono da ogni dove. Le sdocce, anticamente come oggi,
hanno un'altezza di oltre 3 metri. Se assemblate, hanno la caratteristica forma a ventaglio o a raggira. Si tratta in questo caso di torce multiple, di numeri pari, variabile da 2 fino a oltre 20 fuochi. Vengono portate da uno o più uomini in costume contadino. Caratteristico è lo storico mantello nero tagliato a ruota, usato soprattutto dai pastori. Il materiale dello stocce è l'abete bianco, che si trova nella foresta nord di Agnone. Inoltre il legno di abete non è difficile da trasportare e, se ben secco, è ricco di rumorosi schioppettie che al momento dell'accensione fanno la differenza fra una buona sdoccia e una non riuscita. Sfilano numerosissime torce per la parata, accompagnate dal suono della campana del paese, dando vita lungo il corso della città al più grande e scintillante spettacolo di fuoco legato al Natale.
Ha ha ha!